Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Tredicesimo giorno, la Regina del Cielo, nel regno della Divina Volontà, si parte al Tempio e dà esempio di totale trionfo al sacrificio. Mamma Celeste, oggi vengo a prostrarmi innanzi a Te per chiederti la tua forza invincibile in tutte le mie pene, e Tu lo sai come pieno il mio cuore, fino a sentirmi affogare in pene. De, se Tu tanto ami di farmi da madre, prendi il mio cuore nelle tue mani e versa in esso l'amore, la grazia, la forza di trionfare nelle mie pene e di convertirle tutte in volontà divina. Figlia mia, coraggio, non temere, la mamma tua è tutta per te ed oggi ti aspettavo affinché il mio eroismo e il mio trionfo nel sacrificio ti infonda fortezza e coraggio, onde io possa vedere la figlia mia trionfante nelle sue pene e con l'eroismo di sopportarle con amore per compiere la divina volontà. Ora figlia mia, ascoltami, io avevo appena 3 anni, appena compiuti, ed i miei genitori mi fecero conoscere che volevano consacrarmi al Signore nel Tempio. Il mio cuore gioì nel conoscere ciò, cioè di dover consacrarmi e di passare i miei anni nella casa di Dio. Ma sotto la mia gioia c'era un dolore per una privazione delle persone più care che si possano avere sulla terra, quali erano i miei genitori. Ero piccina, avevo bisogno delle loro cure paterne. Mi privavo della presenza dei due grandi santi. E poi vedevo che come si avvicinava il giorno di privarsi di me, che rendevo la loro vita piena di gioia e di felicità, sentivano tale amarezza da sentirsi morire. Ma mentre soffrivano, erano disposti a fare l'atto eroico di condurmi al Signore. I miei genitori mi amavano in ordine a Dio e mi tenevano come un gran dono dato loro dal Signore. Questo diede loro la forza di compiere il doloroso sacrificio. Perciò, figlia mia, se vuoi avere una forza invincibile per soffrire le pene più dure, fa che tutte le tue cose siano in ordine a Dio e tienile come doni preziosi dati dal Signore. Ora tu devi sapere che io con coraggio mi preparavo alla mia andata al Tempio perché con me consegnai la mia volontà all'ente divino ed il Fiat Supremo prese possesso di tutto l'essere mio. Io acquistai tutte le virtù in natura. Io ero dominatrice di me stessa, tutte le virtù stavano in me come tante nobili principesse e a seconda delle circostanze della mia vita prontamente si esibivano a fare il loro ufficio senza alcuna resistenza. Infatti mi avrebbero chiamata regina se non avessi tenuto virtù di fare una regina sopra di me stessa. Perciò io tenevo il mio dominio, la carità perfetta, la pazienza invitta, la dolcezza rapitrice, l'umiltà profonda e tutto il corredo delle altre virtù. La divina volontà rese la mia piccola terra della mia umanità fortunata, sempre fiorita e senza le spine dei vizi. Vedi dunque, cara figlia, che significa vivere di volontà divina? La sua luce, la sua santità e potenza convertono in natura tutte le virtù. Né si abbassa a regnare in un'anima dove c'è la natura ribelle, no, no, essa è santità e vuole la natura ordinata e santa dove deve regnare. Quindi col sacrificio di andare al Tempio erano conquiste che io facevo e sul sacrificio veniva formato in me il trionfo di una volontà divina e questi trionfi portavano in me nuovi mari di grazia, di santità e di luce fino a sentirmi felice nelle mie pene per conquistare nuovi trionfi. Ora figlia mia, metti la mano sul tuo cuore e di alla mamma tua, senti la tua natura cambiata in virtù, oppure senti le spine dell'impazienza, le erbe nocive delle agitazioni, i cattivi umori degli affetti non santi. Senti, lascia fare la mamma tua, dammi la tua volontà nelle mie mani, decisa a non volerla più, ed io ti farò possedere dalla volontà divina, la quale tutto sbandirà da te,
e ciò che non avrai fatto in tanti anni lo farai in un giorno, il quale sarà il principio della vera vita, della felicità e della santità. Bene, come sempre questa è un'altra grandissima lezione. Sappiamo che qui a quanto Luisa ci riferisce, ricordo sempre per chi non conosce bene questa operetta, la Vergine Maria nella vita di Divina Volontà, questa è l'unica opera scritta sotto troppo dittatura, a differenza di tutti quanti gli altri libri di cielo. Quindi qui è proprio la Madonna in persona che parla. Spero che abbiate già colto alcuni aspetti assolutamente straordinari di questi insegnamenti, che innanzitutto contestualizziamo l'episodio, compresa la circostanza dell'età, che sono 3 anni, è un episodio da sempre insegnato nella Chiesa. Sapete che la festa del 21 novembre, non molto lontana, tra qualche giorno, è proprio la festa della presentazione di Maria al Tempio. Si basa non su un dato rivelato nella Sacra Scrittura, perché non c'è scritto niente nella Sacra Scrittura, ma su un'antichissima tradizione secondo la quale Maria, bambina a 3 anni, entrò nel Tempio di Gerusalemme. Per chi non sapesse questa cosa, insomma, bene contestualizzato, nel popolo di Israele non esisteva ciò che per noi c'è, cioè la vita consacrata, perché in Israele la vita consacrata non esisteva, non era ancora la vita consacrata stata rivelata dopo che Gesù e Maria sono venuti sulla terra e sono vissuti entrambi in maniera virginale, con una vita tutta quanta consacrata al Signore. Nell'Antico Testamento il popolo santo di Dio, che era il popolo di Israele, era obbligato, tutti erano obbligati a unirsi in matrimonio santo e benedetto dal Signore per dare figli al popolo di Dio, cioè figli a Yahweh. Quindi non c'era questa cosa. L'unica cosa che c'era era che le bambine, dopo che fu costruito il Tempio di Gerusalemme, quindi sapete che il primo fu costruito da Salomone e il secondo fu edificato ai tempi di Esdra e Nemia nel 515 avanti Cristo, e poi c'è il terzo Tempio, quello ristrutturato proprio da Erode il Grande, proprio prima che nascesse Gesù, le bambine prima che arrivassero allo sviluppo femminile, quindi 12-13 anni, potevano stare per un certo tempo nel Tempio a cantare le lodi di Yahweh. Avevano una persona preposta, quasi certamente quella di cui ci parla il Vangelo di San Luca, che era Anna di Fanuel, quella che compare nell'episodio della presentazione al Tempio insieme al vecchio Santo Simeone. È molto probabile che potrebbe essere comunque... Era una donna del genere, una vedova che faceva questo servizio di educare le bambine, seguire le bambine, accompagnare le bambine, un po' come fanno oggi le suore, le maestre delle novizie, insomma, una cosa del genere, insomma. Però a 12-13 anni si usciva. La Chiesa si è sempre insegnato che la Madonna, che fu la prima a fare il voto di verginità al Signore, entrando nel Tempio, facendo questo grandissimo sacrificio che fu reciproco, di rinunciare ai genitori quando era bambina, e terribile fu anche per Sant'Anna e San Gioacchino privarsi di Maria Santissima, entrò appunto nel Tempio di Gerusalemme, dove se fosse dipeso da lei non sarebbe mai uscita. E qui è molto bello leggere La mistica città di Dio di Maria da Creta, che è troppo bello questo passaggio, dove Dio gli dice: senti, io secondo sempre tutti i tuoi desideri e tutte le tue domande, ma questo non te lo posso proprio assecondare. Tu uscirai dal Tempio e andrai in sposa con una Madonna che voleva la Divina Volontà, insomma, però ma era molto entusiasta andare in sposa, diceva: se questo vuoi tu, capito? Lei non sapeva chiaramente tutto, a proposito del non sapere, non sapeva quello che sarebbe successo, non sapeva che avrebbe avuto il dono più santo degli uomini, non sapeva che avrebbe avuto un matrimonio virginale, non sapeva che sarebbe diventata la madre di Dio, no? Quindi seguiamo sempre questo bel itinerario mariano. Ecco, in ogni caso qui c'è un sacrificio eroico che viene chiesto sia alla bambina Maria che ai genitori. E questo è il primo grande insegnamento. Questo ce lo dobbiamo mettere bene in testa, come dice Gesù. Cioè, per San Gioacchino e Sant'Anna, immaginate cosa significa avere come figlia Maria bambina. Tanta roba. Per una bambina, cioè, state attenti che Sant'Anna, qui sono tutti quanti molto devoti a Sant'Anna, quest'anno il 26 luglio
io resterò qui anche perché cercherò il 22 luglio cercherò di far conoscere un po' meglio Sant'Anna, ma Sant'Anna per essere la madre della Madonna non è una qualunque, capite? Sant'Anna è una fuori classe di prima categoria, perché il nostro Signore è tanto buono che i suoi tesori non li dà al primo che capita. La Madonna l'ha data a Sant'Anna come figlia e a San Giuseppe come sposa. Quindi significa che Sant'Anna e San Giuseppe sono due fuori quota, d'accordo? Se no la Madonna non la tocchi, d'accordo? È la gemma e il gioiello dell'Altissimo, non la dà a chi non è in grado di averne cura adeguata. Quindi un grandissimo sacrificio. E qui c'è la prima cosa. Perché se una persona vuole fare la divina volontà, non può attaccarsi a niente, non può e non deve attaccarsi a niente, neanche alle cose più belle e più sante che abbia nella vita. E qui è incluso tutto. D'accordo? Che significa tutto? Tutto. Per chi c'è genitori, figli, per chi non c'è, tutto quello che volete, d'accordo? Un santo prete, un padre spirituale, tutto quello che volete, qualunque cosa. Bisogna ascoltare bene questo passaggio. Se vuoi avere una forza invincibile per soffrire le pene più dure, fa che tutte le tue cose siano in ordine a Dio e tienile come doni preziosi dati dal Signore. Oggi hai questo dono? Benedetto sia il Signore. Domani te lo toglie il Signore? Benedetto sia il Signore. No, questo non lo devi togliere. Il padre spirituale, il confessore, questo è l'unico che può far diventare santo. Chi l'ha detto? Se è l'unico che ti può far diventare santo, stai tranquillo che ce l'avrai fino al termine della vita. Non ti preoccupare. Ma se il nostro Signore te lo toglie, tu devi essere immediatamente pronto a dire fiat, subito. Qui siamo tutti quanti bravi. Leggevo l'altro giorno. Guardate, voi sapete che qui sa, io l'ho detto tante volte durante le meditazioni, no? Non voglio rileggere questa cosa perché devo trovare dove l'ho letta. Luisa aveva avuto delle cose grosse dal Signore, lo vedeva quasi tutti i giorni in un certo punto della sua vita. Era stata sposata con un marito mistico, c'aveva le dita, gli anelli messi da nostro Signore, li vedeva solo lei, ok? Più tutte le altre cose che sappiamo, le crocifissioni, l'incoronazione di spini, i baci da parte di nostro Signore, se uno legge gli scritti, cioè molti, come dire, rimangono abbastanza esterrefatti. E ogni tanto, come dico, te lo sappiamo, le stesse scritte, smanie, continuazione, Gesù non viene, ma lasciamolo. Allora, un bel giorno nostro Signore gli compare e gli fa una bella lavata di capo. Ieri sera, questa fresca fresca, volume 9, leggo: continua il mio solito stato di privazione, forse anche peggio. Oddio, che scesa che ho fatto! Ma io non potevo immaginare di dover giungere a tale termine. Ma spero almeno tutto, vorrei piangere il mio lacrimino d'estate, qualche volta lo faccio. Quindi sono, è comprensibile, perché come dicevamo stamattina, tu non lo sai che significa hai visto il nostro Signore Gesù Cristo la Madonna. Prova qui a vedere queste cose che, cioè, capite, la gente, i santi impazzivano, perché se tu sai questa cosa qui non ce l'hai più, cioè non si può fare, se potesse fare uno sfuggirebbe la vita per andare subito in paradiso, non si può fare, d'accordo? E allora che facciamo? Però vedi che la divina volontà, perché qua dove sta? Gli fa una bella lavata di capo nostro Signore, perché un po' di scuola la fa pure Luisa. Non lo puoi comprendere che prima di morire, fammelo lì, porta il paradiso, così la facciamo finire, come dicono tutti i santi. Prima di morire, devi morire a tutto, al patire, e dice, non mi fai più morire la crocifissione, non mi fai più come vittima. Se non ti vuoi più come vittima, non c'è nessun problema. Prima di crocifiggere, se ti crocifiggere, tu non devi attaccarti a questa cosa. Al patire, hai desideri, hai favori. Quali favori divini c'è con questa creatura? Immensi. Devi morire a tutto. A tutto
e tutto deve morire nel mio volere e nel mio amore. Tutto, che significa tutto? Tutto, dentro tutto c'è tutto. Io ho detto tante volte durante le mie lezioni, sei capace di metterti davanti a Gesù Cristo e cominciare a vedere tutte le cose a cui sei più attaccato, perché la tua cuore dice, questa te la offro, questa te la offro, questa te la offro. Ah, sul serio, eh? Cioè te la tolgo tra due minuti? Sì, subito. Ecco perché ogni tanto io poi mi arrabbio quando cominciano a dire la divina volontà, di notte. Questa è la divina volontà, eh? Questo, se dicendo oggi la mamma oggi, è un po' paura. Se c'è paura, vuol dire che non hai capito ancora niente, perché Dio non ti può chiedere o volere una cosa che non sia il tuo bene. Ricordiamo il sacrificio di Isacco ad Abramo, se il sacrificio qua non lo vuole, ti preoccupare, ci mandano lì di fermo, basta. Gli bastava vedere che tu questa cosa l'avresti fatta. Adesso prendi la lieti e il mono. Non mi serve Isacco. Però questa cosa bisogna farla nel cuore, non a chiacchiere. Tutti i casi vanno a dire, ah sì, sì, ma io la signora da qualunque cosa, sì sì. Vediamo. Ciò che si eterna nel cielo, continuo la lettura, questo è il 26 febbraio 1910, per chi volesse andarlo a vedere, volume 9, no? È l'amore, tutte le altre virtù finiscono, pazienza, obbedienza, patire, desideri, solo la volontà mia e l'amore non finiscono mai. Perciò nella mia volontà, nell'amore, devi tutto anticipatamente far morire. Questo è quello che dice qui la parola. Se vuoi avere una forza invincibile per soffrire le belle future, fa che tutte le cose siano in ordine a Dio e tienile come doni preziosi dati dal Signore. Se è un dono, in qualunque momento te lo può togliere. Tu non c'hai nessun diritto sul dono. Padre, questo qua per esempio, cioè i genitori cristiani, è difficile che gli entri in testa, un figlio è un dono. Nella scrittura è scritto, dono del Signore sono i figli. Oggi non frega più niente a nessuno, perché non soltanto lo considerano un dono, perché la vita è una minaccia e si abbaffano le anticoncezionali per non concepire le vite, non sapendosi molto dei peccati che si fanno, ma non capiscono nemmeno che una volta che ce l'hai, quello è un dono, non è tu, ti è affidato, tu lo devi educare, lo devi allevare cristianamente, ma quello non è tuo, non è roba tua. Cioè lo spirito di proprietà, lo spirito di possesso, ecco perché alcuni santi hanno vissuto la povertà di eroica, non è cristiano, perché tutte le cose che io ho sono doni del Signore. Non ci abbiamo diritti e di proprietà su niente. Capito? Questo è il tasso alto di vita cristiana. Ecco la prima beatitudine, beati i poveri di spirito, cosa sono questi? Capite? Sono quelli che non hanno nessun diritto su niente, perché tutto ricevono da Dio come dono, sia la parte delle cose da mangiare, le cose da vestire che sono le cose più basse, ma anche tutto il resto. Capite che significa? Queste sono cose grosse, sono cose piccole, capite? Capite come questa vita, questo mondo ci entra dentro il cuore, ci interroga e ci plasma da di dentro. Allora, sentite cosa aggiunge Gesù, eh? Tutti i miei santi ed io stesso non voglio risparmiare di essere abbandonato dal Padre. Cioè anche Gesù si è spolverato, sentite cosa significa? Essere abbandonato dal Padre per la seconda persona della Santissima Trinità, eppure in croce era abbandonato dal Padre. Io stesso mi sono privato del diletto di stare con mio Padre. I miei santi, le notti dello Spirito, le notti della fede, hanno vissuto tutti quanti queste cose. E tu, Luisa mia, che vuoi fare? Tu che sei la figlia della mia divina volontà, tu no? Tutti i miei santi di io stesso non voglio risparmiare di essere abbandonato dal Padre per morire in tutto nel volere e nell'amore del Padre. Gesù ha dato tutto, tutto. Come dice la passione, non c'è più un centimetro quadrato di corpo dove farmi aprire altre piaghe. Cioè, non mica uno scherzo, eh. O quanto avrei voluto più patire, continuo a dire, quanto desideravo di fare ancora di più per le altre. Ma tutto questo morì la volontà e l'amore del Padre, e così hanno fatto le anime che veramente mi hanno amato. E conclude, e tu non vuoi comprendere, qui siamo nel che anno siamo? Il 1910. Quanti anni ci aveva Luisa? 45
quando ha avuto il dono della Divina Volontà Luisa a 46, quindi era già una grande santa, stava già parecchi avanti, ma vedete che ancora il santo ultimo di qualità non l'ha fatto, se non ci sono di tre più queste cose. Sono andato a vedere ieri sera, sono andato e dico, ma guarda che quanti anni ero, che la data? 1910, quando è nata? 1865. Quando ha avuto la Divina Volontà stabile a 46 anni. Quanti anni c'aveva? 45, ma con più, perché il 24 marzo questo era il 26 febbraio. Capite? E qui ci sono questa grande lezione. Adesso la Madonna continua. Allora, questa è la disposizione di base. Attenzione. Come ha fatto la Madonna entrare in questo mondo e comincia a fare tutto quanto il florilegio delle virtù sue, attenzione però, che sono conseguenza diretta della presenza della Divina Volontà in lei. E qui c'è un punto fondamentale, io l'ho detto tante volte durante le meditazioni, c'è anche una prova, dice, vuoi sapere se vivi, se stai cominciando a vivere nella Divina Volontà, c'è stata una prova infallibile. La Madonna dice le storie parole. Attenzione a questa espressione. Senti la tua natura cambiata in virtù. Capite che significa? È molto diverso. Allora, se io ho la virtù della mansuetudine, d'accordo? Quindi che è quella che domina l'ira, che succede? Succede che io mi arrabbio tanto proprio che mi bolle il sangue e mi trattengo. Quindi comincio. Primo, non mando più a quel paese il prossimo, il che già è qualcosa. Secondo, non gli appaio più, non grido. Terzo, non lo insulto neanche di me, capito? Poi quarto, non urlo. Poi quinto, non parlo. Poi sesto, cerco di stare buono e me la faccio passare. Chi arriva al sesto è già un fenomeno. Ma questa non è ancora la vita della Divina Volontà. Perché la tua natura non è cambiata, cioè l'ira è viva in te e la virtù cerca di dargli una calmata. Ma se tu vivi la Divina Volontà, tu non ti arrabbi, perché la virtù è talmente grande che la spegne la passione, non la fa nascere, capito? Questo vale per tutte le passioni, la superbia, la lussuria, tutte. Allora la virtù a cosa serve? A dominare le passioni, ma tu lo fai con fatica. La Divina Volontà non entra dentro di te, te le platte, te le distrugge, perché non può convivere il vizio con la Divina Volontà, non è possibile, non c'è. Allora, vedi che significa, dice la Madonna, vivere di volontà divina, la sua luce, la sua santità e potenza, attenzione, convertono in natura tutte le virtù, cioè mentre noi avvertiamo la nostra natura libera, capito? Che se una persona ti mortifica, tu cominci subito a giustificarti, cominci subito a reagire, capito? Che dicevo l'altra sera durante la vendita? Se uno ti mortifica, sta zitto, zitto, no, perché pure chi mi mortifica deve dire la mia volontà, e mi pecca mortalmente, sì, che è sta roba? E ne capito niente, zero, non ne capito ancora niente, capito? Non ti viene neanche questo. Non ti interessa per niente quello che fa il prossimo, perché ti arriva una mortificazione e tu vivi in questo mondo. Dio adesso mi sta chiedendo questa mortificazione, è finito il discorso, peccati, non peccati, quello va all'inferno, peggio per lui. Non dice così perché c'è la carità, ma sto dicendo per farmi spiegare, no? Non ti interessa, perché tu non vedi lui, tu vedi Dio dietro lui, non lo vedi più, capito? Già che ti viene l'idea, ma quello che pensa, ma quello, allora quello, ah sì, io sopporto, porco l'altra faccia, quello però devi pure piantare, perché pure quello che viene di una volta, quello mica è giustificato, mica autorizzato a fare questi peccati. Il che è vero, non mica faccio. Ma questo non ti deve interessare. Per questo è un ragionamento umano, non è un ragionamento divino. Cioè, e questo c'era già arrivato Sant'Alfonso, l'ho detto tante volte. Sant'Alfonso, nella pratica di amare Gesù Cristo, ti spiega questa cosa e ti dice: guarda che quando qualcuno ti offende, Dio gli farà passare guai a quello che ti offende. Ma come? Ci pensa lui, perché nessuno è autorizzato a offendere il prossimo. Però tu devi pensare
che Dio ha permesso quel peccato, non è che l'ha voluto, perché tu soffra quella mortificazione ad immagine di Cristo crocifisso, ti umili, te la tieni e la offri a sconto dei tuoi peccati per la conversione, per quello che ti pare. Capito? Allora, queste operazioni che sono laboriose, mano a mano che la divina volontà entra in te, tu questo te ne accorgi, perché le passioni si spengono, capito? Non le senti più. Cioè è un processo, non è una cosa che viene da oggi o domani, ma tu l'avverti piano piano, no? Cioè che se prima ti arrabbiavi in uno sì e l'altro pure, piano piano cominci a fare un minuto sì e l'altro no. Poi 5 minuti sì e 5 no. Cioè, capite? C'è un processo, come dire, discendente, perché questo non è una cosa che è un colpo di fulmine, è un cammino che prosegue tanto quanto noi entriamo, assecondiamo la vita di questo mondo con tutto ciò che questo comporta. Io ricordo sempre chi mi arriva un sacco di email, perché pare che siamo usciti abbastanza bene, il ciclo di catechesi, quando ho trovato un buon consiglio, che spiega un pochettino complessivamente come si vive la divina volontà, è abbastanza esaustivo, nel senso che se uno comincia a aprire tutti quanti quei fronti di attenzione, di azione, queste cose le devi dire per forza, non è possibile. Deve cominciare per forza a vivere, perché se non le cominciate a vivere, stai ancora al di qua. Quindi, capite? Stai ancora, Santa Teresa di lavorando di braccia dure. Lavorare, avete sentito cosa ho detto la parola? In un giorno, aspettate che la chiacchiera ne trovo. Ciò che non avrai fatto in tanti anni, lo farai in un giorno. Perché? Io questo ho pure un pochino di esperienza personale, insomma, perché con l'ira sono saltato che ci ho fatto, insomma, no? Che diceva Santa Sant'Ignazio di Loyola? Sì, l'ira io l'ho dominata, ci ho messo 40 anni. 40 anni! A 40 anni a sputare sangue, capite? Cioè, perché quando uno dice chi è la scimmia, lo sa, non lo sa rabbia, sa rabbia. Cioè, è difficile darsi la calmata, capite? San Francesco di Sales, che è passato nella storia della Chiesa come il santo della dolcezza, l'ho detto tante volte, pieno di bontà, scriveva, ci ho messo 22 anni a dominarla. Il santo curato d'Arsi, che diceva, sono 38 anni che sto in parrocchia, non mi sono arrabbiato mai, c'aveva in tasca i fazzoletti, lui era povero, non spendeva i soldi, ma i fazzoletti li comprava uno, perché dentro la tasca aveva le mani, cominciava a far così per dominarsi, e i fazzoletti con la forza delle mani li si stritolava, capite? Era nervoso, ma si dominava. Capito? Quindi questo, la natura cambiata in virtù, bisogna ricordarsi questo, capito? Cioè la nostra natura, ecco perché vivere nella divina volontà significa tornare alla giustizia originale, perché tutti questi disordini che noi ci portiamo dietro, queste passioni impazzite che conosciamo, sono conseguenze del peccato originale. E il peccato originale è stato esattamente il chiudersi, perdere il dono della divina volontà e il consegnarci una marea di disastri. Se tu questo dono lo riprendi, è chiaro che la tua condizione deve assomigliare a quella che avevano i nostri genitori prima della volontà originale. E loro non stavano tutto il giorno a dire, adesso io devo ammazzare questo, ma ammazzo quest'anno, non li ammazzo perché è peccato. Non campavano così. Cioè non ti passa manco che la dicambra del cervello che tu ammazzi il prossimo, capito? Non ti viene il pensiero. Ecco, questo è. Rileggiamo, la sua luce, la sua santità e potenza convertono in natura tutte le virtù. E attenzione, Dio non si abbassa a regnare un'anima dove c'è la natura ribelle. Che significa questo? Significa che tu non puoi aspettare che ti scende la mamma dal cielo, io questo lo dico in continuazione. Cioè, entrare nel mondo della divina volontà significa che tu intanto devi cominciare a fare il possibile per vivere come Dio vuole, tutto quello che riesci a fare, perché soltanto quando il Signore avrà visto che tu questo lo fai, ti darà la spinta ulteriore, come ho fatto anche con Luisa, avete visto, cioè, qui abbiamo già 9 volumi scritti, cioè aveva 45 anni, gli ha fatto fare un cammino, poi gli era dato il dono, intanto è passato anche per questi rimproveri che gli ha suonato, d'accordo, per il dritto, non è l'unico, insomma, che gli sono, no? Però questa donna è entrata in questa dimensione e ha cercato di fare di tutto per quanto stava in lei.
Poi c'è un'altra cosa molto molto importante, il sacrificio. Ogni volta che noi facciamo un sacrificio al Signore, fatto come Dio comanda, sia un sacrificio nel senso che ti prendi qualche cosa che Lui ti manda, che sono i più grandi e i più difficili, sono sempre quelli da preferire in primis, capito? Ma anche quelli che noi liberamente gli offriamo. Quanti? E questo, ecco, la vita interpersonale con il nostro Signore. Che sacrificio gli offro al Signore? Lo decidi tu, ti metti davanti al Santissimo Sacramento, decidi, capito? Noi dobbiamo dire il nostro Signore, bene, cosa vuoi offrire? Cosa vuoi dare? T'ascolto. Che gli dai al Signore? Che gli dai? Lo decidi tu, capite? Una dimensione fondamentale di questa vita, ma questo vale anche per la vita di preghiera autentica, di orazione, è che tu devi imparare a metterti davanti al Signore come un interlocutore attivo. Il Signore non è un pezzo di cose inerte che sta dietro un'ostia, muto. Il Signore sente, il Signore ascolta, il Signore vede, il Signore parla. Che gli dai al Signore? Più grande è il sacrificio che gli offri, più grandi sono i doni che ti vengono. Sul sacrificio veniva formato in me il trionfo della volontà divina, dice la Madonna, e questi trionfi portavano in me nuovi mari di grazia, di santità e di luce. Che significa? Tu fai un sacrificio? Facciamo un esempio che qualcuno di noi conosce. Altra notte, il 31 ottobre, ho fatto la veglia fino alle 3 della mattina. È quello che non è il sacrificio? Certo che è il sacrificio. Chi fa quel sacrificio senza che si monti la testa, d'accordo? Perché siamo grandi peccatori, quindi figurate quanto dovremmo farne. Ma chi fa quel sacrificio con il cuore e con le dovute disposizioni? Guardate che c'è un numero di grazie grosse, che chi non l'ha fatto, quella grazia non ce l'ha. Questo è proprio questo qui. Non è la stessa cosa passare la veglia, la notte insomma in chiesa a pregare, o passare la notte in chiesa al night a ballare. Questo lo capiamo insomma, no? Non è la stessa cosa. Allora, vediamo un pochino di esempi e andiamo in conclusione. Figlia mia, questo lo dice a lei e lo dice a noi, mettiti una mano sul tuo cuore. Qui dobbiamo essere sinceri. Dobbiamo imparare ad essere sinceri. Il Salmo 50 dice tu vuoi la sincerità del cuore, io molti di voi li conosco e osservo, Dio, io usavo il nostro Signore, gliele farà vedere bene alcune cose, perché se gliele dico io non serve a niente, non serve a niente, perché fino a quando una cosa non la vedi tu e te ne convinci interiormente, non solo che non serve a niente, può essere controproducente che te la dica qualcun altro, perché magari te la dice troppo presto e tu non sei ancora in grado di vedere una certa cosa. Allora, ma noi la mano sul cuore ce la dobbiamo mettere, perché davanti al Signore, ma che ti metti a raccontare un sacco di bande? Ma che gli vai a raccontare? Tu pensi che il Signore non lo sa come sei? Ti puoi giustificare davanti a Lui, ti devi scusare in continuazione. Ma possiamo far così? Ma che comportamento da sciocchi è una cosa di questo genere? Ma metti davanti a Dio, sa tutto, sa, capito? Dio però con la sua luce vuole aiutare te, perché Lui sa tutto di te, ma tu non sai tutto di te. E bisogna vedere se, come e quanto tu ti fai aiutare. Un povero re, io faccio la confessione, sapete quante stupidaggini ho fatto nella mia vita? Purtroppo ci ho messo anni per capirlo, perché io le vedevo alcune cose nelle persone, chiaramente erano vere, queste non le vedevo. Allora, prima io lo cominciavo a dire che già succedeva a fine mondo, poi non mi ascoltavano e mi arrabbiavo e dicevo: ma brutto stupido, mi vuoi stare retta? Fa così per favore. Per carità, succede a fine mondo, non serve a niente. Quando l'ho capito, non serve a niente. Quindi che cosa devi fare? Non devi dire niente? No, devi partire molto per la tangente, devi mandare qualche piccolo input, come fa nostro Signore, ti dà delle piccole sollecitazioni. Bisogna vedere se tu ascolti o non ascolti. Sollecitazioni in pubblico, tipo una predica, o in privato, tipo un colloquio, una confessione, ma mai dire cose: guarda che tu sei così, anche se tu lo vedi,
perché se non lo interiorizza, credetemi, non serve a niente se non a peggiorare la situazione. Capite? Vi assicuro. Allora, devi mettere una mano sul cuore, perché già fare questo è un atto volontario, cioè io mi metto davanti al Signore a fare questa cosa. Cioè già che tu ti ci puoi mettere, già che il Signore vede che questo si vuole convertire, questo vuole cambiare, già questa metà è buona. Capite? Certo che poi ci vorrà tempo forse, perché poi a seconda di come stiamo messi, capite, c'è chi sta messo meglio e chi sta messo peggio, capite? C'è chi sta molto lontano dalla luce e chi sta poco vicino alla luce, quindi le situazioni sono tutte quante differenti, ma il Signore non ha paura di queste cose. Bisogna vedere cosa c'è nel nostro cuore. Allora, mettiti in mano la coscienza. Senti dentro di te le spine dell'impazienza, cioè tu senti ogni tanto, te parte il nervoso, sì o no? È inutile che cominci a dire no quando è sì, capito? Che senso c'ha? Senti le erbe emotive, delle erbe nocive, delle agitazioni, ti è agitato? Senti i cattivi umori degli affetti non santi, attenzione che gli affetti non santi non sono solo quelli impuri, altra cosa. Gli affetti non santi non sono solo quelli impuri, cioè una persona che è sposata si innamora di una persona che non è sposata, qualcuno si innamora di un prete, d'accordo? Non sono solo questi, capito? Queste sono impurità allo stato puro, ma il campo dell'affettività è un campo molto grosso, cioè vedere a chi sei attaccato tu e come sei attaccato e perché sei attaccato, fino a che punto sei attaccato. Cioè il campo dei nostri affetti è un campo da sondare molto profondo, perché Dio non vuole che ci attacchiamo a niente, perché il centro della nostra vita affettiva deve essere noi. Basta un solo affetto non ordinato e l'unione con Dio te la sei bella che giocate. Questa è dottrina universale di tutti quanti i maestri di spirito, uno solo e basta. Allora lo screening, l'esame di coscienza, se le risposte sono senti le spine dell'impazienza, l'ho sentita appena vita, non le sento quasi mai. Ringrazio il Signore, vuol dire che stiamo sulla strada buona. Senti le erbe nocive delle agitazioni, senti, io ero se sto appena vita, mi avrà stare pazzo, d'accordo? Che non stavo un attimo, un minuto tranquillo. Ma come sembra di stare in pace? Poi Signore, può essere che mi sbaglio. Cioè, dobbiamo essere sinceri, ragazzi. E se stiamo di qua, non ci siamo. Se non ci siamo, che dobbiamo fare? Questo dipende da te. Vuoi continuare avanti così? Buon divertimento, la vita sarà brutta, d'accordo? Il purgatorio sarà lungo se tutto va bene. Va avanti così, cioè, capite? Questa è un'altra cosa che si mette in testa. Cioè, il nostro Signore è dalla nostra parte, il nostro Signore vuole rendere la vita bella a noi. La vita del nostro Signore è bella, cioè, Dio in paradiso sta bene, sta, capito? Cioè, non è che cambia qualcosa, non cambia qualcosa a te. Vuoi continuare così? Se vuoi andare a fare una vita brutta, una vita piccola, piccina, mediocre, bruttarella, se ti piace, non è obbligatorio, non sei costretto, è una scelta tua se fai questo. Una vita così, chiaramente, se tu arrabbi in continuazione, se tu sei sempre paziente, se sei sempre agitato, se sei tutte queste cose qua, se muori, puoi andare davanti a Dio queste cose? No! Purgatorio, lungo e doloroso, lungo e poco doloroso, breve e doloroso, sicuramente un calore, tanto però tranquillo, sicuro, d'accordo? 100%. C'è una possibilità di fare altro? È certo che c'è, dipende da te. Allora, hai camminato poco? Cammina di più. Hai camminato male? Cammina meglio. Hai camminato di niente? E comincia a camminare. Le istruzioni per chi le vuole ci stanno, perché sono state ampiamente date. È solo un problema di sincerità del cuore e di volontà. Noi non abbiamo potere sul nostro passato, non possiamo cambiare le cose che abbiamo fatto, non abbiamo ancora nessun potere immediato sul nostro futuro, abbiamo potere però sul presente, e attraverso il presente noi condizioniamo il futuro, perché se io oggi ci metto punto su alcune cose, è come sarà la mia vita tra 2 anni, è diversa da come sarebbe se alcuni punti non ce li mettessi. Attenzione, non abbiamo un potere diretto sul futuro, ma io incidendo sul presente, incido sul futuro. Questo vale anche per la vita eterna. Quanto godremo questo Signore? Quanto andremo tanto in paradiso? Tanto quanto siamo diventati santi sulla terra, cioè abbiamo un tempo
Ieri leggevo un'altra cosa, stessi scritti, cioè, un giorno o l'altro prenderà. Volume 20, 21, a un certo punto ci dice, lui si rifà, sai, tipo, ma tu come hai fatto a rifare? Perché Gesù ha rifatto tutti gli atti di tutte le creature in 33 anni. Ce l'ha rivelato tutti gli atti. Dici, come ho fatto? Ma io sono Dio, figlio. Quando io ho creato l'universo, tutte le creature sono state pensate e tutti gli atti di tutte le creature sono stati numerati. Cioè gli atti miei, Dio, ma vi rendete conto tutti quanti gli atti che significano, tutti i pensieri, i desideri, le parole, i passi, i partiti, cioè qui si va su numeri pazzeschi. Il numero Dio li conosce, io li conosco tutti gli atti della natura. C'è soltanto una cosa che dipende dalla creatura, se l'atto sia buono o se l'atto sia cattivo, perché questo dipende dalla sua libertà. Ma il numero, capite, è già deciso, lo vedete conto? E lui ha già arrivato tutti quanti in bene, dando a ciascun atto che noi facciamo la possibilità di essere attraverso di lui buono, e se è cattivo solo un po' nostro. Ma che ti metti a vedere? Cioè, ogni tanto io ti dico, fermi, altro che già, fammi capire. Capite che roba? È pazzesco, eh? Chiudo, lo voglio leggere, insomma, questa è veramente tanta roba. Lei chiede, come fece il mio amato Gesù, che fece tanti atti, tanti pensieri, tanti passi, per quanti ne dovevano fare tutte le creature? 22 maggio 1927, volume 21, dice, figlia mia, come nella creazione la mia divina volontà stabiliva il numero di tutte le cose create, abbiamo bene le orecchie, eh? Tutto fu numerato, le stelle, le piante, le specie, fin le gocce dell'acqua. Cioè, ci rendiamo conto di chi è Dio oppure no? Un pochino sentendo queste cose. Cioè, noi ogni tanto non perdiamo la coscienza, che Dio è Dio, eh? Ciascuna cosa non può né perdersi né crescere secondo l'ordine stabilito dal Fiat Supremo. Quindi, come tutto fu numerato, così la mia volontà stabiliva tutti gli atti umani di tutte le creature. Solo che in virtù del libero arbitrio loro concesso, potevano fare i medesimi atti, buoni o cattivi, ma farne di più o di meno non è dato loro, ma è tutto stabilito dal divino volere. Sapete che significa? Che se io chiedessi al nostro Signore adesso di dirmi giorno, ora e minuto della mia morte, lui me lo direbbe. E quanti atti ho fatto da quando sono stato cosciente fino a quel momento, lui mi direbbe, che ne so, qui ci vogliono le potenze, perché con miliardi e trilioni non li contiamo, non lo so, 10 alla 327, non so se conoscete le potenze, insomma, io le catechesi dei commenti, 10 alla 327 ci vuole tutta sta navata di chiesa per scrivere gli zeri che ci devi mettere dietro, insomma, no? Ma lui li conosce e non ne posso fare né uno di più né uno di meno. Fede bravi nella conoscenza del Vangelo. Parallelo del Vangelo di questo, ricordate quando ci dice? Tutti i capelli del vostro capo sono contati. Non vi preoccupate, voi farete più di molti passi. Ci penso io, non abbiate paura. Tutti i capelli del tuo capo sono contati. Capito? Quindi non è una cosa strana quella che ha detto qui Gesù. C'ha il riferimento nel Vangelo. Capite? Vabbè, ci fermiamo perché... Penso che sia abbastanza, insomma, ringraziamo il Signore di questo e speriamo che ciò che non avrei fatto in tanti anni lo faremo un giorno, il quale sarà il principio della promessa della vera vita, della felicità e della santità. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.